Ed infiniti guai. Oscura e profonda era nebulosa, tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discernei alcuna cosa. Or discendiamo qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. Scusate, mi interrompo un attimo perché c'è gente che sta scrivendo che non ci sente. Qualcuno mi può dare invece un segnale positivo? State ascoltando? Perfettamente, Claudia, si sente Perfettamente. perfettamente. È un problema delle persone che non hanno il loro audio personale attivo. Quindi, se magari Diego ci vuole aiutare a mettere nella chat, Grazie. ok, si sente perfettamente. Bene, grazie. Continuo allora dal verso 13. Or discendiam qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. E io che del color mi fui accorto, dissi: come verrò se tu paventi che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me, l'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per te m'assenti. Andiam, che la via lunga ne sospigni. Così si mise, così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso ciglie. Quivi secondo che per ascoltare non avea pianto mai che di sospiri che l'aura eterna faceva tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri, c'avean le turbe che erano molte grandi, d'infanti e di femmine e di viri. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi? Or vo' che sappi innanzi che più andi, che i non peccaro, e se li hanno mercedi non basta, perché non ebber battesimo, che porta della fede che tu credi. E se i furon dinanzi al cristianesimo, non adorar debitamente a Dio, e di questi potai son io medesimo. Per tai difetti, non per altro rio, semo perduti, e sol di tanto offesi, che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando io l'intesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, cominciai io per voler esser certo di quella fede che vince ogni errore. Uscici mai alcuno per suo merito, per altrui, che poi fosse beato? E poi che intesi il mio parlar coverto, rispose: io era nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, da bel suo figlio, quella di Noè, di Moisè legista e ubbidiente. Abram patriarca e David re, Israele con lo padre e con i suoi nati e con Rachele per cui tanto fe e molti altri e feceli beati. E vo' che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non erano salvati. Non lasciavam l'andar per ch'io dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva di quei spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che misterio di tenebre vincia. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte che orrevol gente possede a quel loco. O tu che onori scienzia e arte, questi chi son c'hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? E quelli a me, l'onrata nominanza che di lor suona son nella tua vita, grazie a questi in ciel che si le avanza. Intanto voce fu per me udita: onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, che era dipartita. Poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombra a noi venire, sembianza avevan né trista né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai tre siccome sire. Quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio satiro che venne. Ovidio il terzo e l'ultimo Lucano. Però che ciascun meco si convene nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore e di ciò fanno bene.
Così vidi adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola. Da che ebber ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. E più d'onore ancora assai mi fenno, che si mi fece della loro schiera, sicch'io fui sesto tra cotanto senno. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Venimmo al piede d'un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra pura. Per sette porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlavan rado, con voci soavi. Traemmoci così da l'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Con la diritto sopra il verde smalto mi for mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso mi salto. I vidi Elettra con molti compagni, tra i quali conobbi Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camille la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti onor gli fanno. Qui vivi Dio Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes Anassagora e tale, Empedocles Eraclito e Zenone. E vidi il buono accuglitor del quale, Diascoride Dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca Morale. Euclide Geometre Tolomeo, Ippocrate Avicenna e Galieno, Averois che il gran commento feo. Io non posso ritrarvi tutti appieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mene il savio Luca, fuor della queta nell'aura che trema, e vengo in parte ove non è che Luca. Allora, prima di intraprendere la spiegazione, vorrei ricordarvi che farò, come ho fatto anche nelle ultime lezioni, una pausa in mezzo alle spiegazioni affinché voi possiate fare delle domande attraverso la chat. Quindi mi raccomando, mettete le domande in modo che li possa vedere almeno io o tutti, così non arrivano solo all'Istituto Italiano di Cultura che è l'hostess, e quindi nessuno mi deve ritrasmettere le vostre domande, va bene? Dunque, iniziamo. Vi ricordate la settimana scorsa avevamo detto che seguendo in un modo ineccepibile il punto di vista del Dante personaggio, quando egli perde conoscenza, come è avvenuto appunto alla fine dell'episodio precedente, lui chiaramente non narra quello che non può aver capito o conosciuto, per cui attraverso una lisse ci troviamo adesso direttamente nel momento in cui Dante sviene da questo si sveglia da questo svenimento, riprende conoscenza e quindi non sapremo mai come egli abbia attraversato l'Acheronte. Dunque, inizia, ruppemi l'alto sonno, quindi passa direttamente al momento in cui si sveglia, quindi un greve tuono, un chiasso, un rumore molto forte, dice Dante, mi ruppe il sonno profondo nella testa, cosicché io mi riscossi, mi agitai a causa di questo rumore, come persona che per forza desta, come quando ci si sveglia per forza a causa di appunto un rumore subito e forte.
e l'occhio riposato intorno mossi, quindi Dante svegliatosi con l'occhio riposato ci dice, nemmeno questo sapremo, cioè quanto tempo ha dormito, ma evidentemente tutta questa nottata che aveva fatto nella selva oscura, tutta questa camminata insieme a Virgilio, che l'avevano ovviamente stancato, adesso si è riposato, quindi sia che abbia dormito per un po', sia che questa cosa sia durato un istante, fatto sta che questo sonno miracoloso gli ha ridonato le forze per intraprendere il viaggio. Quindi l'occhio riposato, mossi attorno a me, dritto levato, quindi Dante non appena si sveglia si mette in piedi e fisso riguardai per conoscerlo loco dove io fossi, cioè guardai con attenzione, facendo uno sforzo perché appunto manca la luce, per capire in quale luogo mi trovassi. Quindi si capisce che si è svegliato ormai in un altro posto rispetto a quello dove si era, appunto aveva perso conoscenza. E quindi, vero è, quindi il certo è, fatto sta, che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, che intorno accoglie di infiniti guai. Allora, quello che ho capito, dice Dante, è che mi trovavo sulla proda, quindi sul bordo, questa parola proda che di solito viene usata per riferirsi all'acqua, no? E quindi a un fiume o al mare, in questo caso si riferisce invece all'abisso, a questa voragine a forma di cono che appunto cominceremo a conoscere a partire da questo canto, e appunto la parola proda come bordo riguarda il significato etimologico di limbo, che Dante nominerà solo una volta nel canto, ma che il lettore medievale riconosceva subito come una parola con il significato di bordo, no? Come la parola lembo in italiano moderno, che è della stessa etimologia. Quindi il lembo, no? Come si dice il lembo dei miei panni, come dice Dante poi in un altro canto, quindi il bordo, per esempio, di un tessuto, il limbo è appunto il bordo superiore di questo abisso infernale. L'abisso è detto qui valle, parola significativa perché Dante l'aveva già usata per riferirsi alla selva, quindi vedete di nuovo anche attraverso questi rimandi lessicali come Dante sottolinea la contiguità che aveva dichiarato Virgilio nel primo canto tra la selva e l'inferno, no? Vi ricordate che la selva era quel posto nel quale se si persisteva, vi si moriva. Vi si moriva non solo della prima morte, quindi della separazione di morte e anima, di corpo e anima, bensì della morte dell'anima, quindi l'inferno appunto. Allora, questa valle d'abisso dolorosa, di nuovo, come abbiamo avuto modo di notare per quel che riguardava l'antinferno, le prime informazioni che arrivano a Dante dell'inferno vero e proprio sono uditive. Quindi questa valle dolorosa che accoglie dentro di sé una sorta di tuono, un trono, qualcosa di assordante, di guai, lamenti infiniti. Infiniti chiaramente riguarda il carattere eterno di questi pianti. E quindi al verso decimo Dante giustifica proprio perché prima di vederci qualcosa ha sentito dei rumori, oscura e profonda era e nebulosa, quindi c'era della nebbia, tanto che per ficcarlo viso a fondo c'era così tanto profonda e nuvolosa questa voragine che nonostante, dice Dante, io ficcassi, cioè facessi uno sforzo con la vista per vederci il fondo, non riuscivo a discernervi nulla, quindi non vedevo alcuna cosa. Allora, qua al verso 13, Virgilio, vedendo che il suo discepolo sta facendo uno sforzo per vedere, comincia a spiegargli dove si trovano.
or discendiamo qua giù nel cieco mondo. Cioè Virgilio esorta Dante a riprendere la strada e cominciare la discesa. Cominciò il poeta tutto smorto, cioè cominciò a parlare Virgilio pallido in viso, ma la parola pallido non rende proprio la connotazione tragica dell'aggettivo smorto, che chiaramente ha questa radice di morte, quindi col colore della morte parla Virgilio. Questo è molto interessante perché Virgilio, che abbiamo già conosciuto come una persona particolarmente sobria e servizievole nei confronti di Dante, e quindi che non si lascia mai abbandonare, non si abbandona mai all'autocommiserazione, arrivando a questo che, come adesso vedremo, è il suo posto eterno. Virgilio è destinato ad essere nel limbo, impallidisce e quindi mostra, adesso vediamo perché c'è un chiarimento specifico, mostra, diciamo, nonostante la sua volontà di rassicurare Dante, involontariamente sta mostrandogli il suo sconforto. E quindi Dante lo noterà, come adesso vedremo. E al verso 15 annuncia Virgilio una cosa che sarà una regola per tutta la strada infernale purgatoriale, con qualche brevissima e significativa eccezione, cioè che lui camminerà primo e Dante secondo. Il che, se nell'inferno, è giustificato dal fatto che Virgilio conosce la strada, come si dirà più avanti, perché è già sceso un'altra volta nell'inferno, dal punto di vista simbolico riguarda il rapporto gerarchico tra il maestro e il discepolo. E questo è importante che lo si dica qua, sebbene si tratti, come dicevo, di una regola di tutto il libro. È importante che lo si dica qua perché qui loro incontreranno altri poeti che arrivano in fila, quindi in un ordine che dobbiamo capire anch'esso come significativo dal punto di vista della loro gerarchia. E dicevo, sebbene nell'inferno, dal punto di vista, diciamo, narrativo, sia giustificato quest'ordine in cui camminano il maestro e discepolo, nel purgatorio, che è un regno che Virgilio non conosce, è che addirittura è un regno che non gli appartiene neanche simbolicamente, perché è un regno del tutto cristiano, anche là, diciamo, per arricchire un po' quello che dicevamo la settimana scorsa per quel che riguarda la parola maestro, anche là Virgilio cammina davanti a Dante, perché la sua autorevolezza non è intaccata affatto da questa contingenza, cioè dal fatto che non conosce il purgatorio, va bene? Allora, Virgilio ha appena detto: io sarò primo e tu sarai secondo, e il povero Dante, avvertendo il colore del viso di Virgilio, si spaventa, come ognuno di noi farebbe quando qualcuno che ci sta guidando manifesta un qualche segno di incertezza. E quindi il verso 16 riprende il Dante narratore: e io che del color mi fui accorto, cioè che mi resi conto che era impallidito, dissi: come verrò se tu paventi, che suoli al mio dubbiare esser conforto? Cioè, come potrò venire io, dice Dante, ed è sottinteso, io che sono un peccatore abbastanza timoroso, insomma, se tu hai paura, tu che di solito infondi fiducia quando io ho timori o dubbi. E quindi Dante chiede molto umanamente: tu vuoi che io ti segua? Ma anche tu hai paura, insomma. E quindi Virgilio al verso 19 risponde: ed elli a me l'anguscia delle genti che sono qua giù, nel viso mi dipigni e quella pietà che tu per te ma senti. Cioè Virgilio corregge Dante, gli spiega che non è paura quello che ha imbiancato il suo viso, ma è l'angoscia delle genti che sono nel limbo,
cui lo stesso Virgilio, come dicevamo e come dirà lui esplicitamente tra qualche verso, appartiene, l'angoscia fa sì che il mio viso si dipinga di pietà. E la pietà, quello che mi fa impallidire, e non il timore, la tema che tu credevi di aver percepito. Ecco, questa parola pietà è molto importante. Vi ricordate che nel secondo canto dell'Inferno, quando Dante si accinge a condividere con noi la crisi di cui fu preda, in quella sera, diciamo, prima sera del viaggio, aveva detto che si accingeva a sostenere la guerra sì del cammino e sì della pietate. Cioè la pietà è un sentimento molto importante nell'inferno, che man mano che scenderemo insieme ai pellegrini avremo modo di vederla comparire nell'animo del pellegrino più volte, ma in questo caso credo che sarebbe giusto fare una piccolissima digressione su che cosa si intende, diciamo, nel mondo medievale per pietà. Intanto è chiaramente di derivazione latina questa parola, la pietas latina era una virtù importantissima, era la virtù che più caratterizzava Enea, quindi non è casuale che Virgilio la nomini come uno stato d'animo di tutti questi personaggi e di lui nei confronti di loro, come uno di loro, che sono personaggi appunto classici, perché la pietas implicava appunto l'accettazione dei valori degli dèi anche a scapito della propria sorte personale, come è il fatto appunto della missione provvidenziale che Dante assegna a queste anime con cui parlerà in questo episodio. Certamente, come ogni parola che è passata nell'italiano moderno, durante il Medioevo si è cristianizzata e quindi la pietà, insomma, per quel che riguarda una cosa che tutti noi conosciamo, che sono le rappresentazioni pittoriche, scultoriche di questa figura, la pietà per il cristianesimo è appunto l'accettazione mansueta, senza ribellione, della volontà divina. Perciò tutti voi ricorderete la incredibile scultura di Michelangelo, la pietà che è in Vaticano, a San Pietro, che è appunto una, forse la più bella, delle raffigurazioni delle pietà. La pietà come figura scultorica è appunto questa immagine di Maria accettando con serenità, con profondo dolore, ma con rassegnazione quasi lieta, della terribile tragedia di aver dovuto consegnare il proprio figlio. Va bene? Perché insisto su questa parola pietà? Perché appunto uno dei tratti che caratterizzerà Virgilio in tutto il viaggio è appunto questa accettazione mansueta, quasi gentile della salvezza che lui ha procurato agli altri senza potersene giovare. Va bene? E quindi, dopo aver chiarito a Dante in questa terzina che lui non ha paura ma angoscia, l'angoscia lo muove a pietà nei confronti dei suoi consorti, quindi dei suoi compagni di pena, immediatamente, con la solita sua sobrietà, senza lasciarsi andare, invita Dante a camminare, andiamo che la via lunga li sospigne, cioè andiamo che abbiamo una lunga strada da fare, ed è sottinteso che il tempo assegnato a questa parte del viaggio è limitato, infatti su questo si tornerà più volte. Quindi, finite le parole di Virgilio, al verso 23 riprende il Dante poeta,
Così si mise, così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. Allora, così si mise ed entrò Dante dopo Virgilio nel primo cerchio. È la prima volta che sappiamo una cosa che stiamo dicendo fin dall'inizio del nostro corso, e cioè che l'inferno è diviso in diversi cerchi. E quindi qui stanno entrando nel primo cerchio che avvolge, che cigne l'inferno. Quivi, cioè in quel posto, secondo che per ascoltare, cioè da quello che l'udito mi faceva conoscere, non avea pianto mai che di sospiri, cioè non c'era un altro pianto se non quello dei sospiri. Sospiri che l'aura eterna faceva tremare, che l'aria eterna dell'inferno facevano tremare. Ecco, questo dei sospiri ci sta annunciando la mancanza di torture fisiche di questo primo cerchio, che però non vi deve illudere, ecco, perché questo, se noi guardassimo questo limbo con il nostro pensiero moderno, anacronistico, forse saremmo forse indotti quasi a desiderarlo, perché come adesso vedremo qua ci sarà un posto piuttosto piacevole, tra virgolette. E tuttavia non dobbiamo dimenticare, poi man mano che andiamo avanti nella lettura lo vedremo con più calma, non è casuale che Dante, quando ci tranquillizza, tra virgolette, sul fatto che lì il solo pianto che si sentiva era quello dei sospiri, immediatamente avverta che l'aria tremava a causa di questi sospiri, e quindi non erano affatto senza importanza i sospiri. E appunto al verso 28 chiarisce: ciò avvenia di duol senza martiri, quindi provenivano questi sospiri senza pianti da un dolore senza martiri fisici, ma il dolore c'è. La prima volta che compare duol in rapporto con il limbo, poi lo vedremo il dolore anche nel petto di Dante, quando sa chi sono destinati a questa sorte eterna. Duol senza martiri che avevano le turbe, che erano molte grandi, cioè che avevano le turbe, cioè la folla, la quantità di anime molte grandi, di infanti e di femmine e di viri. Quindi Dante qua vede che tra i dannati di questo primo cerchio ci sono bambini, donne e uomini. E abbiamo già qui un problema per quel che riguarda la tradizione, perché infatti in questo episodio Dante ha un atteggiamento molto vicino all'umanesimo che sta cominciando, secondo le convenzioni della storiografia letteraria e culturale. In realtà avrà inizio pochi decenni dopo con l'opera di Petrarca e di Boccaccio, ma già nella Commedia noi troviamo alcuni tratti importanti che annunciano in qualche modo questo enorme movimento filosofico, culturale e poi artistico che è l'umanesimo. Perché questo? Perché dico nel verso 30 così tanto? Beh sì, perché la tradizione del limbo, che è antica, come la leggeva Dante nella Summa Teologica di Tommaso, che è una delle fonti più importanti del libro, il limbo era il luogo, prima di Dante diciamo, era il luogo dove intanto vanno a finire, o andavano a finire, perché sapete che il limbo è stato poco fa cancellato dal dogma della Chiesa, ma la concezione di Tommaso divideva il limbus patris, cioè il limbo dei patri, dei patriarchi,
che era quello dove avevano atteso i giudei giusti, che erano morti ovviamente prima di Cristo, finché Cristo non li portò in paradiso. Questo adesso lo potremo leggere con calma perché c'è una menzione esplicita a questo evento. E anche era diviso questo limbus patris da quello pauperum, cioè il limbo dei bambini, e cioè il luogo dove vanno a finire i bambini morti prima del battesimo. Ora, visto che Dante sta facendo il suo viaggio dopo Cristo, nel limbo che lui visita, se lui avesse seguito questa concezione di Tommaso, che era, ripeto, quello della Chiesa in genere, non avrebbe visto femmine viri, non avrebbe potuto vedere adulti lì, perché in pratica, secondo questa tradizione, il limbo sarebbe stato svuotato dagli adulti che erano i patriarchi, ed erano stati, questi adulti erano stati portati in paradiso. E quindi già qui c'è un problema teologico che adesso vedremo si evolverà in un modo veramente notevole, perché, come vedremo, Dante degli infanti non si occuperà più, cioè dei bambini che, ripeto, erano i soli che lui avrebbe dovuto trovare lì, secondo la tradizione. E a questi bambini è dedicata solo questa parola del verso 30. Poi Dante non si sofferma affatto, non descrive bambini, non compaiono più nell'episodio, ma quello che invece passa ad occupare un luogo centrale davvero sconvolgente è la presenza di adulti virtuosi, pagani e addirittura musulmani. Quindi questo, diciamo, ci parla di un Dante particolarmente eterodosso. Anche perché, come si dirà, poi torneremo, soprattutto l'anno prossimo, perché ci sono due canti del Purgatorio in cui ci sono altre informazioni sul limbo che integrano questa prima immagine che ne abbiamo, vi annuncio già, diciamo, dall'inizio che la grande perplessità dei teologi nei confronti di quest'idea riguarda il fatto che persone adulte abbiano potuto condurre una vita di purezza, una vita perfetta dal punto di vista delle virtù, il che, insomma, è molto problematico, visto che solo Cristo e Maria sono per il cristianesimo persone adulte che vissero senza peccato, vero? E quindi evidentemente Dante, diciamo, costruisce questo suo limbo per ammirazione e amore del mondo classico, che arriva a tale punto che addirittura intacca la stessa tradizione cristiana. Allora, al verso 31, io vedo che state scrivendo sulla chat, non vedo le vostre domande, mi distrago un po' quando vedo che arrivano, ma vi chiedo di avere pazienza perché quando faremo la pausa, voi avrete la pausa, ma io lavorerò un po' guardandomi le domande e cercando di trovare delle risposte, va bene? Allora, al verso 31, Dante ha appena visto, ha appena sentito che qui c'erano dei sospiri, quindi un dolore, una sofferenza solo morale, una sofferenza che riguarda quello che Tommaso sempre chiama il contrappassum, quello appunto morale, non sensitivo, come avranno invece le anime che conosceremo dalla settimana prossima, cioè quelle che ospitano i cerchi inferiori. Questi hanno solo, cioè soffrono solo, come adesso dirà Virgilio, di questa mancata rivelazione e della consapevolezza che non ce l'avranno mai, e cioè di quello che, come ha
abbiamo letto sulla porta dell'inferno, hanno perso il, don, il ben dell'intelletto, cioè la visione di Dio. Allora, il verso 31, a differenza di quello che è capitato nell'antinferno, dove Dante faceva una domanda dopo l'altra, qui Dante non domanda nulla, e quindi Virgilio, in un unicum nel poema, il solo momento in cui lo fa, si anticipa alla domanda di Dante. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi? Cioè, come mai non domandi chi sono questi che stai vedendo? Vedete che il Dante scrittore qui lo chiama il buon maestro, vero? Cioè, come se lo scrittore tanti anni dopo, dovendo riferire questa sua visita alla dimora eterna di Virgilio, volesse quasi confortarlo ancora attraverso gli epiteti che, che gli rivolge anche come scrittore. E quindi Virgilio, anticipandosi alla domanda di Dante, al verso 33, or vo che sappi, cioè ora voglio che tu sappia, innanzi che più andi, prima che tu cammini di più, che i non peccaro, che non peccarono, ecco lo scandalo, no? Uomini adulti che non si macchiarono di alcun peccato, sembra di andare contro, diciamo, quest'idea centrale del cristianesimo, secondo cui dopo il peccato originale ogni essere umano nasce con tendenze peccaminose, che in qualche modo lo portano, almeno durante un periodo della vita, a peccare. Loro non peccarono, dice Virgilio, e se li hanno mercedi, cioè se hanno dei meriti, non basta, cioè non è sufficiente, è sottinteso per la salvezza, perché non ebbero battesimo che porta della fede che tu credi, perché non furono battezzati. E quindi, essendo il battesimo la porta di accesso della fede cristiana nella quale tu credi, dice Virgilio a Dante, non possono salvarsi. Vedete che qui Virgilio sta dando, diciamo, una definizione degli ospiti del limbo, che comprende anche i bambini, che non peccarono, appunto, perché morirono prima dell'esercizio del libero arbitrio, quindi non decisero di fare né il bene né il male. E poi, aggiungendo, se li hanno mercedi, cioè se hanno meriti, qui passa a parlare degli adulti invece, non sono sufficienti i meriti, perché non ebbero battesimo cristiano. E al verso 37, e se i furono dinanzi al cristianesimo, non adorar debitamente a Dio, e di questi potai sono io medesimo. Cioè, e se loro furono davanti al cristianesimo, anche questa affermazione, che in realtà è una concessiva, cioè qui potrebbe avere l'apparenza quasi di un'affermazione che retoricamente si presenta come una condizione, no? Come dicendo, furono davanti al cristianesimo, cioè vissero prima di Cristo, e invece quando vedremo chi sono quelli che Dante riconosce nel nobile castello che tra un po' visiterà, vedremo che addirittura Dante trova qua non solo pagani vissuti prima di Cristo, come il caso di Virgilio stesso, ma anche quello che si dice, insomma, ribelli alla fede, ribelli tra virgolette, positivi, cioè vissuti dopo Cristo. E questo è ancora più sconvolgente per quel che riguarda, insomma, l'innovazione di Dante dentro la tradizione sul limbo. Allora, se vissero prima del cristianesimo, dice Virgilio al verso 37, non adorar debitamente a Dio, cioè non adorarono il vero Dio giudeo-cristiano nel modo dovuto, quindi furono
politeisti pagani e non giudei, quindi quelli che aspettavano il Messia e che effettivamente poi furono salvati da Cristo quando discese nell'inferno. E Virgilio, con grande precisione e direi anche umiltà, include se stesso in questo gruppo. Tra questi sono io stesso, dice nel verso 39, quindi si associa alla sorte eterna di tutto il resto, il che, essendo il grande Virgilio, grande personaggio del libro, il personaggio chiaramente più amato da Dante, probabilmente da molti di noi, è un gesto veramente notevole di modestia, non soffermarsi sulla sorte individuale sua, ma far capire in un modo didattico a Dante qual è la categoria a cui lui appartiene. E quindi aggiunge Virgilio al verso 40, per tai difetti non per altro rio semo perduti e sol di tanto offesi che senza stene vivemo in disio. Cioè, per tali difetti, cioè difetto nel senso etimologico di mancanza, per questa mancanza di fede cristiana, non per un altro peccato, non per altro rio, non per una colpa, siamo perduti. Vedete che compare qua anche questa parola perduti, quelli che hanno perduto il ben dell'intelletto, e solo di questo siamo offesi. Il questo qui ha un valore categorico, cioè sta per essere spiegato dopo. Solo di quello che ti dirò soffriamo. È come se ci fossero due punti alla fine del verso 41. Che senza speranza viviamo in desiderio, cioè per quello si parla di essere sospesi al limbo, come comparirà invece in un altro posto, cioè questo stato di sospensione tra il desiderio di vedere Dio, che è anche verità. Pensate che molti dei personaggi che vedremo dopo hanno dedicato la loro intera vita a conoscere la verità. Beh, in questo limbo loro sanno che questa verità esiste, ma che non la potranno mai vedere. E quindi hanno un desiderio costante che convive con la consapevolezza che il desiderio non sarà mai, diciamo, avverato, che non raggiungerà mai il suo oggetto. È una situazione tragica, Cioè, io insisto su questo proprio perché noi come moderni forse, insomma, ci può sembrare un posto addirittura piacevole, il limbo, soprattutto quello che vedremo adesso, quello del nobile castello. Ma bisogna sempre ricordare che nell'ottica di Dante la perdita della visione di Dio è la punizione peggiore, molto più grave della punizione fisica che vedremo debbono soffrire eternamente le anime che sono destinate ai cerchi inferiori, e che addirittura si potrebbe pensare che, certo, nel caso di quelli che hanno anche pene fisiche, si aggiunge nella loro condizione, si aggiunge la mancata visione di Dio, chiaramente, ma probabilmente queste anime che, non avendo pene fisiche, possono anche riflettere di più su questo desiderio per sempre insoddisfatto, beh, forse è il posto più tragico dell'inferno. Vedo che ci sono molte cose sulla chat. Abbiate per favore pazienza, che cercherò di rispondere ai vostri dubbi o ai vostri commenti, insomma, durante la pausa. Allora, al verso 43 sono finite le parole di Virgilio. Dante riprende come scrittore: gran duol mi prese al cor quando l'intesi,
Cioè, mi prese un grande dolore nel cuore quando io sentì queste parole, dice Dante, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi, perché mi resi conto che c'era in questo limbo gente di grande valore, sospesa la gente per sempre in questo desiderio. E quindi con dolore Dante riprende il dialogo con il maestro e gli rivolge un vocativo doppio, particolarmente affettuoso, chiaramente insomma indotto da questo suo stato d'animo. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, comincia io per voler essere certo di quella fede che vince ogni errore. Cioè Dante con amore si rivolge al maestro, lo chiama maestro mio, signore di nuovo padrone, e dice: io cominciai a dire, per avere certezza proprio prova sperimentale, in questo caso differita dall'esperienza in sé, di quella fede che vince ogni errore. Cioè, qui Dante quello che vorrà sapere riguarda la discesa di Cristo all'inferno, che era un credo che era stato solo nel Concilio Laterano del 1215 accettato dalla Chiesa e di cui Dante leggeva come storia di Cristo nel Vangelo apocrifo di Nicodemo, dove appunto si narra che prima di arrivare in paradiso, dopo la sua morte fisica, Cristo era disceso all'inferno e aveva salvato i patriarchi e se li era portati con sé in paradiso. E allora, vedendo che Virgilio era lì quando questo che era, ripeto, era stato accettato da poco, era avvenuto, domanda a Virgilio se è vero e lo domanda. Adesso vedremo attraverso degli eufemismi, perché appunto, essendo stato tematizzato da poco quest'ignoranza sul cristianesimo di questi personaggi, non nomina Cristo qua, non lo si nomina mai nell'inferno, ma domanda in un modo un po' vago. Al verso 49, sta parlando il Dante personaggio. Uscicci mai alcuno o per suo merito per altrui che poi fosse beato? Cioè qualcuno qualche volta uscì da questo limbo o per il proprio merito o per il merito di altri che poi fosse beato, cioè salvato? E quindi al verso 51 Virgilio, e quel che intesi il mio parlar coperto, rispose: io era nuovo in questo stato quando ci vide venire un possente con segno di vittoria coronato. Cioè Virgilio, che capì il mio parlare coperto, cioè che capì che mi riferivo a Cristo senza starlo dicendo, rispose: io ero da poco in questo stato del limbo. Ricordate che Virgilio era morto nel 19 avanti Cristo. E Cristo chiaramente morì nel 33, per cui erano passati pochi anni in confronto chiaramente con i 1300 anni passati dopo, fino all'incontro con Dante, e probabilmente e molto di meno ancora in confronto con l'eternità a cui è destinato Virgilio a stare lì. Quindi ero da poco, ero arrivato da poco, quando vidi che arrivava un possente, quindi uno chiaramente potente, qui sta riprendendo appunto parole di questo Vangelo di Nicodemo, coronato dal segno della vittoria. Quindi vedete che anche Virgilio è come se passasse al suo punto di vista di allora, che non sapeva, non aveva riconosciuto Cristo probabilmente. E al verso 55 arriva alla risposta puntuale al dubbio di Dante. Trasseci l'ombra del primo parente, cioè si portò via l'anima di Adamo, il primo parente dell'umanità. Da Abel suo figlio, di Abele, quella di Noè, di Moisè legista e ubbidiente.
cioè di Adamo e dei figli, quei personaggi tutti biblici, Mosè che fece le leggi ubbidendo la volontà divina. Abramo patriarca e David re, grandi personaggi appunto dell'Antico Testamento, Israele con lo padre e con sui nati, Giacobbe con il suo altro nome detto Israele, con il padre Isacco e con i 12 figli che diedero poi origine alle tribù di Israele, e con Rachele per cui tanto fe. Rachele, sapete, è questa seconda moglie di Isacco per la quale dovette lavorare 14 anni per il padre per ottenerla e sposare prima Lia. Noi alla fine del purgatorio torneremo a parlare di questi due personaggi, queste due sorelle che rappresentavano la vita attiva e la vita contemplativa. Fino qui è parte dell'elenco dei salvati da Cristo in questa sua discesa, e molti altri fece li beati, cioè salvò chiaramente i patriarchi. E aggiunge, siamo al verso 62, sta parlando Virgilio, e vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non erano salvati, cioè voglio che tu sappia che prima di loro, cioè prima che Cristo discendesse, non c'erano spiriti umani salvati. Quindi lì è cominciata appunto la salvezza. Quindi si sono chiuse le virgolette, riprende il Dante narratore, non lasciavamo l'andar per chi dicessi, cioè non smettevamo di camminare mentre lui parlava. Questo è anche una cosa tipica dell'inferno, infatti Virgilio va spiegando delle cose man mano che camminano, proprio perché hanno una certa fretta nel fare il viaggio, ma questo fa sì che alcuni dialoghi loro particolarmente importanti e solenni si possano rimangano un po' isolati dal resto, proprio perché per dire alcune cose Virgilio si ferma e in quei momenti dice cose particolarmente importanti. Allora, non lasciavamo l'andare perché dicessi, ma passavamo la selva tuttavia, la selva dico di spiriti spessi, attraversavamo la selva, chiarisco, dice Dante, la selva piena di spiriti, quindi densa di condannati. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che misterio di tenebre vincia. Cioè dice Dante, il Dante scrittore, al verso 67, la nostra strada non era, non avevamo camminato ancora molto, dal sonno, cioè da quando io mi svegliai dal sonno, secondo altri manoscritti invece è sommo. Sapete che questi segni che rappresentavano i suoni nasali nei manoscritti avevano forme analoghe, anzi si usava quello che si chiama il compendio di nasale per non usare troppa carta. Per cui secondo alcuni dal sommo vuol dire dall'inizio della camminata, il sommo, quindi la parte più alta dell'inferno, e secondo altri dal sonno, da quando Dante stava dormendo. Comunque è la stessa cosa, non avevamo camminato ancora molto quando io vidi un fuoco, ecco un elemento di enorme novità, che misterio di tenebre vincia. Allora, qua per parafrasare questo verso 69 dovrei fare una brevissima digressione ecdotica, cioè filologica, perché c'è una discussione importante in questo caso, a differenza da quella che ho riferito prima tra sommo e sonno, che non cambia molto le cose. Questa sì riguarda probabilmente una interpretazione leggermente diversa dell'episodio, perché abbiamo avuto modo di parlare di questo nella nostra introduzione sulla fama. Se qualcuno di voi l'ha sentita, vi chiedo pazienza perché la risentirete. Ecco, questo verbo vincia
secondo alcuni, è l'imperfetto di vincere con una chiusura vocalica, perché la forma dovrebbe essere vincea, una chiusura vocalica tipica della lirica siciliana, che poi è passata nella letteratura medievale, giustificata in questo caso dalla rima con tuttavia e via. E quindi, per coloro che pensano che vincia è il verbo vincere, il verso si parafraserebbe così, cioè vidi un fuoco che vinceva sull'emisfero di tenebre, e quindi una luce che sconfiggeva il generale buio dell'inferno. Essendo la luce, come abbiamo detto più volte, metafora della verità, cioè simbolo della verità, della saggezza, dell'intelligenza, questo vorrebbe dire che la sapienza dei pagani, diciamo che aveva una sua potenza che addirittura, almeno in un posto limitatissimo, riusciva a superare le tenebre della mancata fede, che è rappresentata appunto dall'oscurità. Ci sono invece coloro che credono che vincia non è una forma del verbo vincere, bensì da vincire, un latinismo che vuol dire avvolgere. In quel caso, allora, quello che era soggetto nella prima interpretazione diventa oggetto, e quindi il verso 69 dovrebbe essere, secondo questa interpretazione nuova, cioè nuova nel nostro discorso, parafrasato così, cioè io vidi un fuoco che era avvolto, circondato da un emisfero di tenebre. Quindi, secondo questa interpretazione, Dante starebbe, anziché sottolineando la potenza dell'intelligenza e della scienza e della filosofia pagana, starebbe invece sottolineando la sua tragica insufficienza per sconfiggere queste tenebre che sono tutte attorno. Va bene? Vedo che mi si sta riempendo la chat, questo mi rallegra, però per favore ancora un po' di pazienza. Allora, il verso 70, di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì che io non discernessi in parte che un revolgente possedea quel loco. Cioè, noi eravamo ancora un po' lontani, cioè lontani dal fuoco, no? Che Dante ha appena visto, ma non così tanto che io non potessi vedere almeno in parte che quel luogo dove c'è il fuoco, possedeva gente onorevole. Questo termine orrevole del verso 72 è il primo delle ben 8 occorrenze in questo episodio di parole che hanno la radice di onore. E quindi non possiamo, adesso che Dante, in mezzo all'inferno, in un modo del tutto eccezionale, ha visto fuoco, cioè una fonte di luce, e ha visto gente onorevole, non possiamo se non ricordare uno dei primissimi epiteti che lui ha rivolto a Virgilio nella Senfa: o degli altri poeti onore e lume. Cioè, Dante, per parlare di Virgilio, è in contiguità molto significativa con il termine poeta, e ha nominato queste due caratteristiche della luce e dell'onore, che non a caso tornano con molta enfasi nell'habitat proprio di Virgilio. E quindi Dante ha capito che in questo luogo dove c'è luce c'è gente degna di onore, e quindi al verso 73 domanda a Virgilio: o tu che onori scienza e arte, questi chi son che hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li riparte? Dice Dante a Virgilio: tu che onori
la scienza, c'è la filosofia e l'arte, la tecnica. Chi sono questi che hanno così tanta onoranza, di nuovo una parola, vedete in tre versi di seguito, horrevol al 72, onori verso 73, onranza verso 74. Chi sono questi che hanno una tale onorabilità che questa onorabilità è il soggetto di parte del verso 75, che questa onorabilità li separa dalla condizione degli altri. Cioè Dante ha notato che c'è una zona del limbo dove c'è gente onorevole che è separata da quelli che sospirano. E Virgilio risponde una cosa davvero sconvolgente. Al verso 76, e quelli a me l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie acquisti in ciel che si gli avanza. Cioè Virgilio risponde a Dante, la fama, cioè la nominanza onorata, cioè il ricordo che la gente ha di loro ancora onorevole, che suona ancora nella tua vita dei vivi, dice Virgilio a Dante, fa sì che acquistino una grazia nel cielo che gli offre questa prerogativa, si gli avanza, cioè insomma gli favorisce. Perché dicevo che è sconvolgente? Perché la fama è ovviamente una cosa molto nobile, ma è sempre un evento mondano, destinato a durare, come aveva detto Beatrice, le cui parole abbiamo letto riferite da Virgilio nel secondo canto, destinata a durare nel migliore dei casi, come sarebbe il caso di Virgilio, finché durerà il mondo, ma il mondo è finito. E che un fatto del mondo, anche se il più nobile di tutti, come la fama, in qualche modo commuova il paradiso, cioè faccia acquistare grazia in cielo, è un tratto di umanesimo notevole da parte di un medievale come Dante. Allora, al verso 79, mentre Virgilio diceva questo, intanto voce fu per me udita. Nel frattempo, mentre Virgilio mi diceva questo, io sentì un'altra voce. Onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna che era di partita. Cioè qualcuno, che non sapremo mai con certezza chi è, perché evidentemente Dante come personaggio non l'ha individuato, ha sentito questa voce, ma secondo la stragrande maggioranza dei commentatori e Omero, che verrà presentato subito dopo, vede che sta tornando Virgilio e allora invita i suoi compagni di pena, queste anime onorevoli, a riceverlo con onori. Onorate l'altissimo poema, poeta, altissimo, qua il valore chiaramente latino di altissimus, cioè il poeta più alto, e probabilmente anche riguarda il genere che è l'epica, che nel sistema dei generi antichi e medievali è appunto quello più prestigioso. Allora, quello che dice probabilmente Omero è: onorate Virgilio, l'altissimo poeta latino, la sua ombra sta tornando che prima era partita per andare a riscattare Dante dalla selva. Chiuse queste parole che sente Dante, al verso 82 riprende come narratore: poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza aveva né trista né lieta. Allora, una volta che questa voce tacque, io, dice Dante, vidi quattro grandi ombre che si avvicinavano, cioè venivano verso di noi. Avevano un sembiante né triste né lieto.
Questa mancata espressione dei sentimenti fa parte di una descrizione, insomma, tradizionale del saggio, il saggio che non dimostra molto, insomma, le emozioni. E al verso 85 lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi ai tre siccome sire. Quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio satiro che vene. Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano. Però che ciascun meco si convene nel nome che sonò la voce sola, fanno mio onore e di ciò fanno bene. Allora, Virgilio, al verso 85, il buon maestro, di nuovo chiamato con questo epiteto affettuoso, cominciò a dire: guarda quello che avanza con la spada in mano. Questo simbolo della spada riguarda, come accennavo, al genere dell'epica. Guarda che quello che con la spada in mano viene verso di noi, davanti agli altri tre, come signore, come quello più importante. Quello è Omero, poeta sovrano. Vedete che se, come la maggior parte dei commentatori ritiene, le parole del verso 80-81 furono pronunciate da Omero, che aveva riconosciuto Virgilio come il più alto, il più importante poeta latino, qui Virgilio fa la stessa cosa con Omero, riconoscendolo come poeta sovrano, come il più importante, il più alto dei poeti greci. Certo, va chiarito, ed è una cosa importantissima da ricordare per il resto della lettura, che Dante, come ogni italiano del suo periodo, non leggeva il greco e che non circolavano traduzioni latine dei poemi omerici, per cui Omero per lui, tranne che per qualche traduzione che trovava presso i latini o presso le traduzioni latine di Aristotele, non conosce Omero, non ha mai letto l'Iliade e l'Odissea, ma come buon medievale che è, diciamo accetta con devozione l'autorevolezza di Aristotele, di Cicerone, di Virgilio, insomma di tutta una cultura che considera appunto Omero come il più importante degli scrittori greci. E dopo Omero si suppone che se Virgilio è il più alto dei poeti latini nell'ordine di questa fila, verrebbe Virgilio, solo che Virgilio eccezionalmente non c'è perché era andato a accompagnare Dante, quindi si sta avvicinando agli altri, ma l'ordine sarebbe Omero, Virgilio, poi Orazio satiro, cioè autore delle satire che molto probabilmente Dante non aveva letto, Ovidio il terzo, il grande Ovidio, autore delle Metamorfosi e di altre opere che Dante conosce molto bene e che cita tantissimo, e l'ultimo, Lucano, l'autore della Farsalia o La guerra civile, un altro poema latino, sempre dello stesso primo secolo avanti Cristo, degli altri di Orazio e Ovidio, Virgilio anche, quindi del secolo d'Augusto, che anch'esso, la Farsalia, è un poema citatissimo, la grande fonte di Dante sulle guerre civili. Allora, Virgilio, poi adesso torneremo, dopo la pausa torneremo a parlare di che cosa significa questo gruppo selecto di anime, ma finiamo la parafrasi dei versi che abbiamo appena letto. Perciò che, dice Virgilio al verso 91, visto che ognuno di loro coincide con me nel nome di poeta, cioè nel nome che sonò la voce sola, la voce che abbiamo detto è probabilmente di Omero, mi fanno onore e fanno bene per quello, cioè perché tutti noi siamo stati poeti. Parola importantissima che Dante usa con molto controllo nella commedia, perché attribuisce questa parola poeta
solo ai poeti antichi e a se stesso, mentre nel Purgatorio, quando lui troverà dei poeti in lingua volgare, sia insomma in volgari italiani che in provenzale, li chiamerà rimatori. La parola poeta nella commedia, come cercheremo di capire dopo la pausa, ha un valore molto molto vicino alla parola profeta, cioè per Dante i veri poeti sono poeti ispirati, anche se, come è il caso dei pagani, furono ispirati dal vero Dio che loro non poterono riconoscere come tale, ma dissero delle verità che prepararono il mondo per l'avvento del cristianesimo. E allora, se siete d'accordo, io pensavo veramente di fare la pausa un po' dopo, ma visto che ci sono così tante domande, se siete d'accordo, sono le 3:25, facciamo 10 minuti di pausa, così anche voi potete andare a fare le cose che volete. Io ho tempo di leggermi queste domande e di prepararmi delle risposte, quindi alle 3:35, alle 4:25 ci ritroviamo. Grazie. Ho letto i vostri interessanti commenti, quindi cerco di rispondere nell'ordine in cui mi sono state poste le domande e i commenti. Intanto qualcuno, cui ringrazio, ha chiarito che pietas in latino, che è appunto questa grande virtù di Enea, è rispetto per il padre, la patria e gli dèi, perciò certamente l'iconografia tipica di Enea è quella di lui lasciandosi Troia in fiamme alle spalle, caricandosi il padre e con il figlio della mano. Sì, è verissimo, grazie. Io l'ho semplificato perché e questi affetti familiari avevano appunto un carattere sacrale, perché mi interessava di sottolineare quello degli dèi, che è quello che passa di più al cristianesimo. Ma sì, certo, questo è un tratto importantissimo della Pietas e di Enea in particolare, lo vedremo anche quando leggeremo il canto di Ulisse, l'opposizione che Dante stabilisce tra la virtù dell'eroe troiano diciamo, la mancata virtù familiare invece di Ulisse. Qualcuno mi ha domandato perché tremava l'aria, perché erano tanti i sospiri che muovevano l'aria, erano molti e molto profondi. Qualcuno ha domandato una cosa interessante, ma che non so se saprò rispondere. Qualcuno mi ha domandato se il fatto che, visto che io ho accennato a questa gerarchia che c'è simbolicamente rappresentata nell'ordine in cui si presentano i poeti, cioè Omero prima, Virgilio dopo, poi Orazio, eccetera, se ci sarebbe anche una gerarchia delle arti indicata attraverso il fatto che loro avanzano, i poeti, verso Dante e Virgilio prima che Dante veda gli altri. Non lo so, veramente non mi sono mai posta questa questione, non l'ho mai trovata nei commenti. Intuitivamente direi che non necessariamente, perché in realtà che queste anime camminino fino a Dante è un fatto eccezionale, chiaramente dovuto all'eccezionale viaggio di Dante, per cui senz'altro l'ordine con cui camminano ha una importanza gerarchica, ma la gerarchia tra i diversi saggi o le diverse aree della conoscenza, lo vedremo adesso tra un po' quando leggeremo come sono posti nel nobile castello queste anime. Comunque la cosa certa, su questo che dirò adesso sì ho certezza, per cui mi sembra importante a questo proposito, è dire che la divisione che noi facciamo tra poeti, filosofi, scienziati è una
È una divisione molto recente. Non a caso Dante chiama Virgilio indistintamente, lungo il libro, poeta, saggio, dottore, cioè uomo dotto, perché appunto questi sono sì poeti, ma come vi dicevo sono profeti, per cui parlano in un modo bello, perciò sono poeti, ma dicono delle verità. E quindi non sono così nettamente separabili dai filosofi. Infatti, adesso quando leggeremo l'elenco delle anime che Dante vede lì, vedremo che i poeti sono mescolati ai filosofi morali. Va bene? Poi qualcuno domanda, e vi devo dare questa brutta notizia, domanda: Virgilio non è salvato? No, Virgilio non è salvato, mi dispiace. Io faccio sempre questa battuta che molti di voi me l'hanno sentita dire tante volte, del fatto che io da tanti anni leggo e rileggo sempre la commedia per vedere se la prossima volta che apro il libro Virgilio si salva, ma finora non è capitato. No. Comunque, torneremo a parlare di questo argomento nel paradiso, perché questa ribellione che tutti noi abbiamo sul fatto che Virgilio, che è il personaggio che più amiamo, non sia salvo, ce l'ha lo stesso Dante. E quindi in un momento molto importante del suo viaggio in paradiso fa una domanda che riguarda appunto questa apparente ingiustizia della giustizia divina. E Dante riceve lì una risposta che apre una finestra, seppur minima, al cambiamento della condizione di Virgilio, insomma, dopo il giudizio universale. Però bisogna avere pazienza per questo. Per ora la mia risposta è no, non si salva. Allora, ultima cosa, qualcuno dice: se prima non c'erano, prima della discesa di Cristo nel limbo, non c'erano umani salvati, deduco che il purgatorio e il paradiso non esistevano? No, esistevano, esistevano. Infatti Dio creò i cieli prima di tutto, ma esisteva anche il purgatorio, come avremo modo di leggere. Quando leggeremo l'ultimo canto dell'inferno, nel canto 34, Dante riferisce una spiegazione cosmogonica che gli diede Virgilio sull'origine dell'inferno e del purgatorio, per cui dobbiamo pensare che il paradiso esisteva prima di Cristo, chiaramente esiste dalla creazione, prima ancora della creazione degli umani, esiste il paradiso. Ma prima della discesa di Cristo era solo popolato da angeli, dagli angeli che non furono ribelli, no? Degli angeli fedeli a Dio. Il purgatorio esisteva, ma era vuota, non era una montagna che non era stata ancora inaugurata come luogo della penitenza per i salvati. Va bene? Allora, andiamo avanti nella lettura. Io vi avevo detto che, aspettate che mi trovo, ecco, avevamo interrotto la lettura al verso 93, ma c'è un problema qua che preoccupa la critica da secoli, e cioè perché Dante scelse questo gruppo così ridotto, così selettodi cinque poeti, cioè Omero, Virgilio, Orazio, Ovidio e Lucano, li sto nominando nell'ordine in cui si avvicinano a Dante, e perché proprio quelli? Perché proprio quelli? Si sono date molte spiegazioni di questo. Io vorrei condividere con voi l'ipotesi che da quel che arriva alla mia conoscenza, mi è sembrata più ragionevole e interessante. Non è una questione minore perché, come vedremo quando continueremo a leggere, dietro questi cinque grandi poeti, Dante si metterà, sesto tra cotanto senno, come dice
celeberrimo verso di questo episodio, e quindi sono niente di meno che cinque poeti dietro i quali Dante iscrive la propria opera. E quindi io adesso cercherò di fare una cosa, speriamo che la tecnologia mi aiuti, perché la mia imperizia per queste cose è proverbiale, però io ho preparato uno schema, perché questo di solito lo spiego usando una lavagna. Vediamo se ci riesco, fatemi sapere. Allora, ecco, state vedendo una linea di tempo? Spero di sì. Va bene. Allora, che ho disegnato qua? Spero che riusciate a vedere. Dunque, intanto in questa linea di tempo, che va come siamo abituati da sinistra a destra, ho segnato due eventi molto importanti. Il primo, cioè non il primo che compare, ma il primo in importanza, è l'avvento di Cristo. Si vede, Claudia? Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, nella concezione di Dante della storia, che è una concezione cristiana provvidenziale, l'avvento di Cristo, cioè questo momento miracoloso in cui nella storia dell'umanità il piano del divino ed eterno si è incrociato con il piano dell'umano e del finito, con l'incarnazione di Dio, è per Dante, non solo per lui, diciamo, è per i cristiani medievali, un fatto talmente centrale che in rapporto con esso si deve leggere tutta la storia precedente, come preparazione per questo momento attraverso il quale, come abbiamo appena detto, per gli umani, dopo il peccato originale, è stato possibile la salvezza. E allora, perché dico questo? Perché anche un evento come la guerra di Troia, dalla quale Enea doveva uscire per fondare la nuova Troia, cioè questo regno del Lazio nel quale poi ci sarebbe stata Roma, sede della Chiesa, e anch'esso, la guerra di Troia, letto da Dante attraverso il cristallo del cristianesimo, come un evento che è stato cantato dai poeti proprio per preparare, per annunciare un evento che solo i cristiani poi avrebbero potuto interpretare nel modo giusto e integro. Allora, tutto questo per dire che i poeti che Dante nomina, dietro i quali poi si metterà Sesto, sono poeti intanto che, almeno per questi quattro, cioè per Ovidio, autore delle Metamorfosi, per Omero, autore di Iliade e Odissea, per Virgilio, autore dell'Eneide, e per Lucano, autore della Farsalia, sono tutti poeti che nell'ottica di Dante, secondo l'interpretazione che io ho accolto e sto condividendo con voi, vi ripeto, ce ne sono altre, ma questa a me sembra interessante, congrua con l'idea di Dante che mi sono fatta in questi anni, è bella. E sono tutti poeti che hanno creato delle opere di genere epico. Per Dante tutte queste opere che ho scritto qua sono opere epiche, poemi epici, che si dividono in qualche modo tutto il mondo precedente l'avvento di Cristo, cioè le Metamorfosi di Ovidio, soprattutto il primo libro, narrano gli eventi analoghi a quelli narrati nei primi libri della Bibbia, cioè alle origini dell'umanità, e quindi fatti precedenti la guerra di Troia. I poemi omerici, che ripeto Dante non conosce, ma chiaramente sa che sono esistiti, conosce la traduzione parziale di alcuni pochi episodi, narrano appunto la guerra di Troia, no? Due momenti in particolare, l'Iliade, come voi sapete, l'ira di Achille, l'Odissea, il viaggio di ritorno di Ulisse a Itaca. L'Eneide, il grande poema di Virgilio,
narra appunto la, in realtà l'avrei dovuto scrivere alla rovescia, scusate, la Farsalia narra le guerre civili, no, no, va bene come l'ho scritto, allora, perché l'Eneide, scusate, ho fatto una confusione, però adesso vi spiego perché. Nell'Eneide, come voi sapete, si narrano tutte le avventure e disavventure di Enea, cioè superstite di Troia, fino all'arrivo nel Lazio, fino alla fondazione futura di Alba Longa dai suoi discendenti, e quindi questa nuova Troia dove poi sorgerà appunto Roma. Perché ho fatto adesso questa confusione? Perché nel libro sesto dell'Eneide, che come voi sapete è fonte soprattutto dei primi canti dell'inferno, Enea riceve da parte dell'ombra del padre Anchise una sorta di prolessi, cioè un annuncio della storia di Roma che arriverà fino a qua, arriverà fino all'impero di Cristo, l'impero di Augusto, nel quale appunto c'è questo evento centrale dell'incarnazione. Poi la Farsalia di Lucano narra le guerre civili, e quindi così si arriva tra questi poeti, Ovidio, Omero, Virgilio e Lucano, copriamo tutta la storia, diciamo, propedeutica all'avvento di Cristo nel mondo, secondo l'ottica di Dante. Ora voi vi starete chiedendo qual è, che cosa ci fa Orazio lì. Perciò l'ho scritto in rosso e non l'ho messo in questa stessa linea. È una domanda importante, prima perché questi autori sono pochissimi, per cui non capire che cosa ci fa uno di loro ci mette in un problema che comporta una percentuale alta di non comprensione. Poi perché Orazio ha un luogo privilegiato, non è, è niente di meno il secondo dei poeti latini, cioè quello che segue Virgilio, e quindi che è addirittura più importante secondo questa gerarchia di cui parlavamo, di Ovidio e di Lucano. Poi perché è il solo dei poeti nominati in questi versi che riceve un epiteto, ha un aggettivo che sta specificando a che opera si riferisce Dante come importante per far parte di questo gruppo selecto, cioè le satire, Orazio Satiro. Allora, che ci fa Orazio, autore delle satire, lì, visto che, come dicevamo prima della pausa, Dante probabilmente non ha letto le satire di Orazio, probabilmente Dante non conosceva nemmeno le ode, infatti non le cita mai. La sola cosa che sappiamo con certezza che Dante conosce di Orazio è l'epistola ai Pisoni, quella cosiddetta Ars Poetica. Ma Orazio non è un autore dantesco, cioè non è un autore presente nell'opera di Dante, mentre insomma, a parte Omero, che ripeto non aveva letto i poemi, gli altri tre sono fortemente presenti in citazioni come fonti della commedia. Allora, la risposta che qualcuno si è dato a questa sorta di intrusione di Orazio per giunta in una posizione di rilievo e di Orazio autore delle satire, è una risposta che implica un allargamento dei generi di cui probabilmente Dante aveva bisogno per scrivere la commedia. E qui, diciamo, bisognerebbe ricordare un attimo che quando Dante incontrò Virgilio nella selva, dichiarò che Virgilio era il suo maestro, il suo autore, il solo da cui lui aveva preso lo stile, il bello stile dell'Eneide, che gli aveva indicato come scrivere le sue liriche giovanili. E quindi vi ricordate che in quella lettura abbiamo appunto notato come Dante stesse facendo coincidere nello schema dei generi il genere epico dell'Eneide con quello della vita nuova. E quindi è probabile che Virgilio, che è un maestro perfetto, ineccepibile, sapendo che Dante dopo il suo viaggio dovrà scrivere un'opera che è la sua opera più importante, un'opera ispirata da Dio,
nella quale deve raccontare tutto ciò che ha visto, imparato in questo viaggio. E quindi sarà un'opera di una materia molto molto più varia di quanto non sia stata la materia della vita nuova e delle liriche giovanili. E quindi, seguendo sempre questo criterio aristotelico che era passato al Medioevo, secondo cui lo stile deve essere congruo con la materia, è come se Virgilio, presentando a Dante Orazio, autore delle satire, stesse volendo allargare l'orizzonte generico di Dante, come se gli stesse dicendo: guarda che se finora nel 1300 per la tua opera giovanile ti è bastato il modello dell'Eneide, per quell'opera che tu dovrai scrivere quando tornerai dal viaggio non ti sarà più sufficiente il modello epico o tragico, ma ti servirà anche il modello delle satire di Orazio. Ecco, perché? Che c'entrano le satire? Voi sapete che c'è un libro, un'enciclopedia medievale meravigliosa, quella delle etimologie di Isidoro da Siviglia, nel quale se si cerca sulla parola commedia, come la pronunciava Dante, cioè questo genere della commedia, come Dante stesso nomina due volte il suo poema nell'Inferno, sotto la voce come commedia, c'è una spiegazione di Isidoro secondo cui ci sono due tipi di commedie: quella all'antica, quella di Plauto e Terenzio, che erano opere che facevano ridere, e quella moderna, di cui sono esempi le satire di Orazio e l'opera di Giovenale, sono opere che consistono nel deridere sarcasticamente i potenti corrotti per far riflettere il lettore. Ecco, quella definizione delle satire di Orazio, che molto probabilmente Dante conosceva, è una definizione che è verosimilmente applicabile alla commedia di Dante. E quindi è possibile che il Dante scrittore, mettendo in questo modo abbastanza sbalorditivo Orazio, autore delle satire, in mezzo ai suoi cari poeti epici, ci stia avvertendo che ormai, quando scriverà la commedia, non seguirà solo quel modello tradizionale, bensì anche questo delle satire di Orazio, perché la materia varia del suo poema richiede di una miscela di generi, e perché la denuncia che deve fare richiede di un modello satirico che non gli offrivano i suoi amati Ovidio, Virgilio e Lucano. Allora, smetto di condividere, dovrei essere tornata io al vostro schermo, e dopo questa ipotesi che ho voluto condividere con voi, riprendiamo la lettura al verso 94, andiamo un po' veloci perché vabbè, abbiamo cominciato un po' più tardi, ma ho paura che andiamo troppo oltre. Verso 94. Così vidi adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto, cioè così vidi come si riuniva, cioè chiaramente Virgilio qua si è allontanato un pochino da Dante per rientrare in questo gruppetto cui appartiene, la bella scuola di Omero, quel signore dal canto altissimo, che sopra gli altri vola come un'aquila, così come l'aquila vola più alto degli altri uccelli, il canto di Omero vola sopra tutti gli altri poemi. E al verso 97, da che ebbe ragionato insieme alquanto, cioè dopo aver parlato un po' tra di loro, questo Dante non sa che cosa si sono detti,
è una delle lacune, dei tanti vuoti che è il libro che siamo invitati a riempire con la nostra immaginazione, ma in questo caso sappiamo che dopo aver parlato tra di loro, questi cinque poeti, volsersi a me, cioè si volsero, dice Dante, verso di me con un cenno di saluto, e Virgilio, il mio maestro, sorrise a causa di questo. Quindi possiamo magari immaginare che si sono detti tra di loro, ecco Dante, quello che scriverà la commedia, che seguirà la nostra opera profetica ormai nel mondo cristiano. E dopo aver salutato, potete immaginare l'emozione di Dante, no? Di essere stato salutato da questi autori enormi che lui ammira da tanto tempo. E al verso 100 è più d'onore ancora, assai mi fenno, cioè mi fecero anzi molto più onore ancora, che essi mi fecero della loro schiera, così che mi fecero parte, mi invitarono a far parte della loro fila, sicch'io fui sesto tra cotanto senno, in modo che io mi mise, insomma, se recuperiamo appunto quello che condividevamo prima, diciamo che in qualche modo Dante sta dicendo che la sua commedia è qua, e cioè che ha unito i precedenti epici e i precedenti comici che gli offriva la tradizione per continuare a collaborare con il piano divino attraverso questa sua opera, anch'essa ispirata da Dio, in un momento che lui ritiene di particolare crisi dell'umanità. E allora al verso 103, così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Cioè così camminammo fino a questo fuoco, a questa fonte di luce, parlando di cose che è bello e opportuno tacere, così come era bello parlare di quelle cose là. Ecco, ovviamente come ogni mistero della commedia, per riempirlo ci sono tantissimi litri di inchiostro. In questo caso la spia che noi abbiamo per cercare di ipotizzare che cosa si dicevano questi poeti antichi e Dante mentre camminavano verso il fuoco è un commento del Convivio in cui Dante dichiara che non è bello, non è di buona educazione parlare di se stessi. E quindi è possibile che in questa conversazione i poeti stiano profetizzando a Dante il meraviglioso libro che lui avrebbe scritto e che noi stiamo leggendo. Perché era bello che glielo dicessero al momento e non sarebbe bello vantarsene nel libro. Allora, al verso 106, venimmo al piede di un nobile castello, sette volte cerchiato da alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Allora, arrivarono a questo nobile castello, e la cui descrizione, come adesso vedremo, risponde a tutti i tratti del topos, del locus amoenus, eccezionale, incredibile che ce lo troviamo nell'inframondo. Chiaramente il nobile castello, le sette cerchie a muraglia e il bel fiumicello debbono per forza avere un significato simbolico, ma purtroppo nemmeno i commentatori antichi si mettono d'accordo su quale sarebbe. Secondo alcuni il nobile castello è la filosofia, quindi le sette mura sarebbero le sette parti della filosofia, oppure le sette arti liberali del trivium e del quadrivium. Il bel fiumicello, ci sono moltissime interpretazioni su che cosa potrebbe dire, vi invito, vista l'ora che è, a leggervi le note se vi interessa questo, ma non c'è un accordo non solo unanime ma nemmeno maggioritario su questo, ma chiaramente, come si vede dopo, se non è la filosofia il nobile castello, è la saggezza o la scienza o qualcosa di simile, senz'altro qualcosa di nobile che ospita l'intelligenza umana priva
dell'ausilio della grazia divina. Al verso 109, questo passammo come terra dura, cioè questo probabilmente vuol dire che questi saggi, se il bel fiumicello sono, come pensano alcuni, le tentazioni del mondo, la loro saggezza permette loro di calpestarle e andare oltre. Per sette porte entrai con questi savi, quindi come un castello medievale avente sette porte, giungemmo in prato di fresca verdura. Entrammo in un prato che notevolmente ha vita dentro, perché se l'erba è verde vuol dire che lì dentro, in mezzo all'inferno, c'è questo posto eccezionale. E là dentro Dante trova appunto i saggi. Verso 112, genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlavan rado, con voci soavi. Ecco, tutte queste descrizioni dei saggi rispondono, come anche prima vi avevo detto, il fatto che avevano un viso né tristo né lieto, corrispondono alla immagine del saggio stoico, secondo le parole di Dante stesso, che cita Tommaso, che a sua volta cita l'etica aristotelica come ideale appunto del filosofo. Verso 115, traemmoci così da l'un dei canti il loco aperto, quindi andammo a uno dei lati di questo giardino, in un luogo aperto, luminoso e alto, sicché veder si potia in tutti quanti. Cioè Dante in questo posto, di nuovo eccezionalmente luminoso, si mette un po' in alto per poter vedere e trasmettere a noi chi c'era dentro. Verso 118, cola dritto sopra il verde smalto, sopra l'erba che sembrava un dipinto verde, mi fuor mostrati gli spiriti magni. Vi ricordate, abbiamo avuto l'occasione di parlare dell'epiteto magnanimo che Dante usa per Virgilio in opposizione ai vili, ai pusillanimi, che del vedere in me stesso me salto. Cioè Dante in presente, il Dante che anni dopo sta scrivendo la commedia, si esalta, cioè esce fuori da sé, dall'emozione di aver visto questi grandi saggi antichi, che adesso ci nominerà attraverso la più lunga serie di nomi propri di tutto il poema. Ben 48 nomi propri ci sono nella parte del canto che dobbiamo ancora leggere, e ci soffermeremo pochissimo su di essi, anche perché, cioè non solo perché voi potete leggervi le note, ma anche perché per la maggior parte dei nomi, soprattutto i nomi greci, Dante non li conosce, cioè conosce il loro nome e il nome delle loro opere attraverso i poeti e i filosofi latini, ma noi potremmo sapere molto di più di lui, insomma, in questo aspetto. Allora, al verso 121 inizia la serie. Cerchiamo comunque di non perderci per quel che riguarda i grandi gruppi, più che ogni singolo nome. Io vidi Elettra con molti compagni, ecco, inizia dall'origine di Troia. Questo è importante, cioè Elettra è la madre di Dardano, fondatore mitico di Troia, e quindi origine della stirpe troiana, tra i compagni, conobbi Ettore ed Enea. Di Ettore abbiamo parlato poco fa, questo meraviglioso personaggio dell'Iliade, ed Enea, certo, l'abbiamo già nominato addirittura come precedente più importante del viaggio di Dante. Cesare armato con gli occhi grifani. Cesare, il primo principe, secondo Dante stesso lo nomina, nel convivio, che si considerava appartenente alla gens Iulia come discendente di Ascanio Iulio, no? Il figlio di Enea con la prima moglie, con Creusa.
e quindi sono sempre discendenti di Elettra, che ha nominato prima. Vidi Camilla, vi ricordate, abbiamo parlato della Vergine Camilla che viene nominata da Virgilio nel primo canto nella profezia del Veltro, e la Pantasilea, la regina delle Amazzoni. Dall'altra parte vidi il re Latino, il padre di Lavina, no? Quella che sarà la seconda moglie di Enea, che appunto con Lavina, sua figlia, sedea, seduti insieme. Lucrezia, Iulia, Marzia e Cornelia. Ecco, tutte queste donne romane molto virtuose. Lucrezia, la madre... Ah, scusate, ho saltato la parte brutta, la parte di Tarquinio Superbo. Allora, verso 127, vidi quel Bruto, Giunio, il primo Bruto, che cacciò Tarquinio Superbo, l'ultimo dei re. Lucrezia, la moglie di Collatino, suicida, vero, per la violenza subita. Iulia, la figlia di Giulio Cesare e poi sposa di Pompeo. Marzia, la moglie di Catone Lutticense. Torneremo a parlare di questo personaggio nel primo canto del Purgatorio, perché lì è menzionato in mezzo a un episodio molto importante. La sola cosa che qui è doveroso dire è che secondo il Convivio, dove Dante si serve della storia di Marzia, con Catone come primo marito, Ortensio come un nuovo marito, è il ritorno di Marzia a essere sposa di Catone, è una storia che Dante, diciamo, di cui Dante si serve simbolicamente per parlare della storia dell'anima. Quindi Marzia sarebbe addirittura simbolo dell'anima cristiana, e quindi secondo il Convivio è salva, e invece qua c'è una divergenza, una delle tante divergenze che troveremo nel libro, tra le considerazioni del Dante autore della Commedia e le considerazioni che Dante aveva espresso nelle opere minori. Ma è un aspetto molto interessante su cui torneremo, come vi dicevo, quando leggeremo il primo canto del Purgatorio. E Cornelia, la figlia di Scipione l'Africano, la madre dei Gracchi, anch'essa simbolo delle grandi virtù romane. E qua un verso sconvolgente, perché compare appunto il primo personaggio musulmano, e solo in parte vidi il Saladin, il Saadadin, cioè questo è il sultano d'Egitto vissuto 2 secoli prima di Dante, quindi ormai nell'era cristiana, quindi è il primo caso, diciamo, di un infedele positivo, come dicevamo. Noi oggi, che crediamo di essere così tolleranti, possiamo in un modo fuorviante credere che il fatto che sia in parte, senza parlare con i personaggi latini, sia un gesto di discriminazione da parte di Dante, mentre invece è chiaramente un gesto sbalorditivo di eterodossia dantesca. Seguire la fama di uomo virtuoso, pieno di liberalità, come Dante stesso lo considera il Saladino nel Convivio, nonostante sia stato uno che nelle crociate ha ammazzato moltissimi cristiani, va bene? Poi al verso 130, poi innalzai un poco più le ciglia, poiché innalzai un po' le ciglia, allora qui ci sarebbe un'aggiunta a quella risposta che avevo dato circa la gerarchia delle arti o delle attività di questi spiriti magni, perché se finora hanno nominato i personaggi dell'epica antica, i troiani e i romani che ne sono la continuazione, che sono tutti personaggi, se vogliamo, di azione,
il fatto che qua Dante dica di aver alzato gli occhi, quindi ci sta dicendo, questa volta sì, riguarda una situazione, diciamo, eterna del limbo e non un eccezionale incontro di Dante stesso con le anime, qui chiaramente ci sta indicando che comincerà l'elenco di anime più importanti, più nobili di quelle che ha nominato prima, perché appunto adesso stanno per arrivare, per noi nella lettura, i filosofi, i saggi, e quindi attraverso questa indicazione spaziale Dante ci sta suggerendo la maggior gerarchia, la maggiore nobiltà della contemplazione, la speculazione rispetto alla vita attiva. Quindi quando Dante alza un poco lo sguardo, vede Aristotele, cioè il maestro di coloro che sanno, il maestro di quelli che conoscono. Di Aristotele potremmo fare, insomma, non di Aristotele come filosofo, ma di Aristotele come filosofo per antonomasia nel Medioevo, un discorso lunghissimo che ora non farò, ma tenete conto che quando Dante parla del filosofo per antonomasia, sia nel poema che nel convivio che nella monarchia, è sempre lui, questo greco di cui Dante lesse le traduzioni latine che sconvolsero il mondo mediterraneo quando arrivarono mettere in confronto i cristiani con un sistema di pensiero autosufficiente che fa totalmente a meno della fede e che è tuttavia un sistema perfetto, completo, etico, fisico e metafisico, e quindi Aristotele è una grande fonte di Dante, per alcuni versi una fonte diretta, sebbene l'abbia letto in traduzione, nelle traduzioni degli arabi e quindi commentati anche dagli arabi, e non solo diretta ma anche attraverso Tommaso, no? Che insomma fa questo sforzo monumentale di rendere compatibili le verità aristoteliche con il cristianesimo. Allora Dante alza gli occhi, vede Aristotele che sta sedendo, che siede tra filosofica famiglia, quindi insieme agli altri filosofi. E al verso 133 tutti lo mirano, tutti onor gli fanno, tutti lo guardano con ammirazione, tutti gli fanno onore, ultima volta che compare questa serie di termini appartenenti a questo campo semantico. Qui vivi Dio, Socrate e Platone, autori che chiaramente Dante conosce per sentito dire, di Platone ha letto probabilmente solo il Timeo e il resto delle opere sa che esistano attraverso Cicerone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Quindi Socrate e Platone sono quelli che sono più vicini ad Aristotele. Vide anche Dante, verso 136, Democrito che il mondo a caso pone, cioè che considera che il mondo si è creato per il casuale concorso degli atomi, questo Dante lo legge in Cicerone, Diogenes, il cinico, Anassagora e Tale di Mileto, Empedocles, Eraclito e Zenone, che non sappiamo se lo stoico o Zenone di Elea, probabilmente Dante li confondeva. E vidi il buono accoglitor del quale Dioscoride Vico, cioè il botanico del primo secolo d.C. che scrisse appunto un trattato sul quale, cioè le qualità delle erbe, le qualità medicinali delle erbe. Vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca Morale. Ecco, qui abbiamo i poeti nella loro gerarchia. Che hanno sempre Orfeo e Lino sono appunto poeti mitici greci che Dante conosce, vede nominati attraverso Ovidio e Virgilio rispettivamente, ma vedete che sono mescolati, e su questo si è discusso tantissimo, tra Tullio che è Cicerone,
fonte anch'essa importantissima della commedia, e Seneca morale. Quindi, secondo alcuni, Dante ha voluto, mescolando questi due poeti, Orfeo e Lino, a Cicerone e Seneca, ha voluto sottolineare il carattere morale della poesia, cioè la capacità della poesia di modificare l'animo e l'anima di coloro che leggono. E poi adesso Euclide Geometra, il grande matematico, e Tolomeo, da cui Dante prende il suo modello di universo, i Medici, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averrois, che è il gran commento Feo, Averrois, quest'altro arabo, anch'esso vissuto dopo Cristo, due secoli prima di Dante, anzi uno e mezzo, che fece il grande commento all'opera di Aristotele. Parleremo di nuovo nel Paradiso quando Dante troverà salvato Sigeri di Brabante, un averroista, e lì avremo modo di affrontare, almeno parzialmente, brevemente, il problema sul rapporto tra la filosofia dantesca e la filosofia averroistica, o il cosiddetto razionalismo rigoroso estremo. E qui si è fermato al verso 145, è finito l'elenco, ma non perché lui non abbia visto più personaggi, ma perché non ha tempo di raccontarci tutto. Io non posso ritrarvi tutti appieno, non posso fare il ritratto di tutti pienamente, però che si mi caccia il lungo tema, perché il lungo tema mi fa sbrigarmi, che molte volte ha il fatto il dirvi è meno. E questo è molto importante perché è un avviso per tutta la commedia, cioè lui ci racconterà solo quello più significativo di quello che vide, perché non ha tempo di dirci tutti i personaggi che vide, soprattutto nell'inferno. La sesta compagnia in due si scema, cioè il gruppo di sei, dei cinque poeti antichi più lui che camminava dietro, si scema di due, cioè perde due integranti che sono Dante e Virgilio, che a differenza degli altri quattro debbono proseguire. Per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta nell'aura che trema, cioè il savio duca, Virgilio, mi porta adesso per un'altra via, quindi escono dal castello, Dante e Virgilio, fuori dalla quietudine, nell'aura che trema, nell'aria che trema per i sospiri, quindi capiamo che dentro il castello non ci sono sospiri, un altro vantaggio che hanno questi famosi spiriti magni in confronto con il resto degli abitanti del limbo. E vengo in parte ove non è che Luca, e arrivo a una parte dove non è alcuna luce, quindi Dante esce da questa zona illuminata dal fuoco che rappresenta la virtù e l'intelligenza dei pagani. Io vi ringrazio tanto dell'attenzione e della pazienza. Adesso rileggerò il canto e ci vediamo la settimana prossima. Non perdetevi la prossima puntata che contiene il grande hit dell'inferno, il canto quinto. Ruppemi l'alto sonno nella testa, un greve tuono, sicch'io mi riscossi come persona che per forza desta. E l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fiso riguardai per conoscerlo loco dove io fossi. Vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa che intorno accoglie d'infiniti guai. Oscura e profonda era nebulosa, tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discerne alcuna cosa. Or discendiam qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto, io sarò primo e tu sarai secondo. E io che del color mi fu accorto, dissi come verrò se tu paventi che soli al mio dubbiare esser conforto, ed elli a me l'anguscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per te non senti.
andiam che la via lunga ne sospigli. Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigli, cui vi secondo che per ascoltare non avea pianto mai che di sospiri che l'aura eterna faceva tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri che avean le turbe che erano molte grandi di infanti e di femmine e di viri. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi? Or vo che sappi, innanzi che più andi, che i non peccaro. E se li hanno mercedi, non basta, perché non è ver battesimo che è porta della fede che tu credi. E se i furon dinanzi al cristianesimo, non adorar debitamente a Dio. E di questi cotai sono io medesimo. Per tai difetti, non per altro rio, siamo perduti e sol di tanto offesi, che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando io l'intesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, cominciai io per voler esser certo di quella fede che vince ogni errore. Uscì mai alcuno per suo merito o per altrui che poi fosse beato? E quei che intesi il mio parlar coperto rispose: io era nuovo in questo stato quando ci vide venire un possente con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, da bel suo figlio e quella di Noè, di Moise legista e ubbidiente, Abram patriarca e David re, Israel con loro padre e con suoi nati e con Rachele per cui tanto fei, e altri molti, e fece li beati. E vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non erano salvati. Non lasciavam l'andar perché i dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva dico di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che misterio di tenebre vincia. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte che un revolgente possedea quel luogo. O tu conosci scienza e arte, questi chi son che hanno cotanto umbranza che dal modo degli altri li parte? E quelli a me, l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie acquisti in ciel che si gli avanza. Intanto voce fu per me udita: onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, che era di partita. Poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza avevan né trista né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai tre siccome sire, quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio, satiro che bene, Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano. Però che ciascun meco si convene nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore e di ciò fanno bene. Così vidi io adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola. Da che ebber ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salute volcenno e il mio maestro sorrise di tanto, e più d'onore ancora assai mi fenno che si mi fecer della loro schiera, sicch'io fui sesto tra cotanto sento. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Venimmo al piede d'un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come cosa dura. Per sette porti entrai con questi sari, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlavan grande, con voci soavi. Traemmoci così dall'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto, sicché veder si potien tutti quanti. Ora diritto sopra il verde smalto mi fu mostrati gli spiriti magni
e del vedere in me stesso, mi salto. Io vidi Elettra con molti compagni, tra i quali conobbi Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camille la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Cornelia, e solo in parte vidi il Saladino. Poi innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti onori gli fanno. Qui vivi Dio, Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogene, Anassagora e Tale, Empedocle, Seraclito e Zenone. E vidi il buon accoglitor del quale, di Ascoride Dico, e vidi Orfeo, Tullio, Elino e Seneca Morale. Euclide, Geometre, Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averois che il gran commento feo. Io non posso ritrarli tutti appieno, però che sì mi caccio il lungo tema che molte volte al fatto il dirvi è meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena in savio duca, fuor della poeta nell'aura che trema, e vengo in parte ove non è che luca. Grazie. Bene, grazie molte Claudia, anche per oggi, per questa bellissima passeggiata nel quarto canto dell'Inferno. Quanti personaggi che ci sono, è incredibile, un vero corteo. E come annunciava Claudia, la prossima settimana c'è un hit, se lo possiamo considerare, dell'Inferno, con il canto quinto, con il famosissimo episodio di Paolo e Francesca, che siamo tutti così molto ansiosi di poter riascoltare con i tuoi commenti. Grazie ancora, grazie a tutti, e l'appuntamento è per la settimana prossima. Buon pomeriggio. Damos por concluida la lectura de hoy. Vamos a avisar que vamos a estar dejando la chat abierta para sus comentarios. Y gracias.